Venerdì 8 dicembre al Foyer degli Artisti in Borgo degli Albizi a Firenze si è inaugurata la mostra del maestro Aristides Suregna Ramos dal titolo allegorico e Vucum Rap. Sono proprio le opere che sono qui dietro a noi, che sono state esposte alla Biennale del 2001, ma Aristides ha partecipato anche alle edizioni del 1988 e 99. Quelli che abbiamo presentato in questa occasione sono due, e questo del Vucum Rap, che è particolarmente piacevole perché ha tanti richiami, ha questi richiami che ci portano un po' agli elementi della pubblicità che tutti conosciamo, però naturalmente è una critica satirica del mondo della pubblicità, del consumismo. Pop art, sì, il consumismo, ma c'è soprattutto la trasmigrazione, i temi di grande attualità. Sì, l'Università di Panama è stato collocata il 3 di novembre per il centenario della Repubblica di Panama. Sì, per ora ho finito una grande cupola nell'ospedale Santo Tomás, la capitale di Panama, la città di Panama, una cupola di 16 metri di diametro. A marzo andremo a Berlino con la mostra che presentiamo qui, Allegoricos, che è l'ultima mia produzione che stiamo cercando Presentare ai nostri telespettatori questa mostra del Foyer. Le allegorie sono ormai il tuo tema dominante, tu ti esprimi oltre che con i colori, con la simbologia, con le allegorie, con i messaggi anche mai criptati, molto, molto lucidi, molto chiari, molto diretti. La mia arte, quando mi esprimo con la fotografia o con la cinematografia, riutilizzo semplicemente tutte le immagini. E qui in questo caso della tela mi sono collocato all'incirca a riprendere i miti e le leggende nel periodo allegorico. E così sono nati questi quadri, l'ultima mia serie nella quale sto cercando di esprimermi su queste cose, la cultura ellenica, la cultura classica, rinascimentale, i racconti classici della nostra tradizione latinoamericana. Un ciclo pittorico che dura 3-4 anni è dedicato all'immigrazione, all'immigrazione dei popoli. Sì, la caratteristica essenziale se vengono a vedere e a individuare i quadri, perché rappresentano questa specie di banana che è una barca. La barca, e le popolazioni che sono in viaggio, la trasmigrazione dei popoli, sono i popoli che viaggiano in queste specie di banane, in queste specie di barca, nella quale riportano le loro radici, le loro culture, le loro passioni, sono passioni che viaggiano in queste barche, sono civiltà che viaggiano in queste barche, e che è un tema che si affronta dappertutto, è un tema mondiale quello della trasmigrazione, della sradicalizzazione e radicalizzazione delle culture.